Il primo anno di scuola volò senza che me ne accorgessi. In batter d'occhio arrivò l'estate e con l'estate tornò Bill. Una sera, era già tardi, ma eravamo ancora in giardino a giocare, ci stavamo anche un po' annoiando, quando Dill si fermò a guardare la facciata desolata di casa Redley. Jen, senti Jen, perché non andiamo a spiare dentro la casa dei Redley? Beh, è quasi buio. Beh, più facile spiare di notte che di giorno. Jen, posso venire anch'io? Beh, ti giuro, ti scongiuro, veramente non avrò paura. No, Scout, lasciaci in pace, chiudi il becco e fila a casa. Ogni giorno che passa diventi sempre di più una femminuccia. Io, femminuccia, vengo con voi. Va bene, calma, non rompere. Passammo sotto il recinto di filo di ferro. Non fate rumore, ragazzi. Seguitemi. Qualunque cosa vi succeda. Arrivammo al cancello del giardinetto, dietro casa Redley. Sputaci sopra, così non cingola. Sputammo fino a farci prosciugare le fauci. Ok, va bene, ora basta. Badate a non cacciarvi in un filare di verze. Le verze svegliano i morti. Coraggio! Il retro di quella casa era ancora meno invitante della parte davanti. Strisciammo verso il fianco dell'edificio e girammo fino alla finestra con una persiana ciondolante. Il davanzale era parecchi centimetri più alto di noi. Ci vado io! Sì, ti diamo una mano per salire, Jen, coraggio! Ok. Cosa vedi? E niente, delle tendine, ma c'è una luce debole in fondo al corridoio. Proviamo alla finestra del portico. No, vi prego, no. Lo Scout, stai zitto. I suoni notturni che sentivo dal mio letto erano tutti ingranditi 3 volte. Ogni strisciare di piedi sulla ghiaia era Boo Radley, bramoso di vendetta. Ogni insetto che si spiaccicava contro la zanzariera erano le sue dita folli che facevano a pezzi la rete metallica. Ero sospesa tra sonno e veglia quando udì Jen mormorare: dormi, bambina dai 3 occhi? Ma sei impazzito! Ma vuoi farmi venire un infarto? Ma Jen, zitta, Scout. Atticus, aspetto la luce. Vado a cercare i miei pantaloni. No, non ci vai, io non ti mando, non ti lascio andare. Devo andarci, Scout. Se nostro padre ci scopre, noi siamo rovinati. Noi non l'abbiamo mai deluso. E non voglio cominciare oggi. E vai. Attesi alla finestra, finché non fu ora di stare in ansia, e poi mi misi ad aspettare il colpo di fucile. Gli insetti erano ormai rientrati nel loro tane e l'oscurità era intristita da un abbaiare di cani lontani quando vidi svolazzare la camicia bianca di Jen sopra la siepe. Man mano, ingrandendosi, salì i gradini, si richiuse la porta alle spalle e sedette sulla balandina. Mi mostrò i calzoni. Scout, io li avevo lasciati tutti in un mucchio, incastrato nella rete, ma ora stavano ben ripiegati sulla rete. E un'altra cosa, sono stati ricuciti. Sì, ma non come se li avesse ricuciti una donna. Sono tutti un po' storti, come se qualcuno sapesse che io sarei tornato a prenderli.
come se qualcuno mi avesse letto nel pensiero, come se qualcuno... Due bambini, un maschio e una femmina. La bambolina aveva il ciuffo di lato, mi assomigliava. Ma siamo noi! La settimana dopo, il cavo dell'albero conteneva una medaglia arrugginita. Il nostro bottino più importante comparve 4 giorni dopo. Era un orologio da taschino, sì, che non camminava, però era attaccato a una catena insieme a un temperino col manico d'alluminio. La sera dopo, Atticus, poco prima di cena, si preparò per uscire. Ragazzi, sarete a letto al mio ritorno, perciò adesso io vi do la buonanotte. Straight through again from the poplar trees, pastoral scene of the gallant sound, the wicked guys and the twisted mind. Scent of magnolia, clean and fresh. Let the sudden smell of...